Ciao bimbi, oggi leggiamo Il curioso caso del mammut scomparso. È un libro molto carino perché ha delle finestrelle, delle cose da seguire con le dita, delle pagine da aprire. Vediamo quanto è carino questo libro. Bong! Il campanile suonò la mezzanotte. Oscar si svegliò all'improvviso. Dalla strada provenivano misteriosi rumori di passi. Scosta la finestra, quando Oscar sbirciò fuori, vide un enorme, peloso, lanoso mammut. Wow! Esclamò Oscar. Sono Timothy, tuonò il mammut. Hai per caso visto il mio fratellino? Oscar scosse la testa. Crash, bang, boom! Da dietro alcuni bidoni si udì un terribile frastuono. Teddy, torna qui! Gridò Timothy. Veloce, prendiamolo! Il piccolo mammut sfrecciò verso il museo. Timothy e Oscar lo inseguirono. Museo delle curiosità. I due salirono furtivamente i gradini del museo. La pesante porta in legno di quercia si schiuse, aprendo uno spiraglio. Musica e risate echeggiarono all'improvviso nell'aria. Sempre più strano, bisbigliò perplesso Oscar, sbirciando all'interno. Fai attenzione, cinguettò il colibrì, volando in picchiata. Non ci posso credere, gridò Oscar. Ogni creatura del museo aveva preso vita. Cosa mangiano gli orsi polari? Iceburgers. In realtà io mi nutro di foche. Uno snack al formaggio? Disse il gorilla. Oh, che solletico! Riesci a vedere dove è Teddy? Chiese Timothy. La mamma impazzirà se non lo porto a casa prima dello scadere dell'ora magica. Ma Teddy non si vedeva da nessuna parte. Aspetta, urlò Oscar, indicando delle impronte fangose di mammut. È passato di qua. Gli amici si addentrarono di corsa nel mondo subacqueo e si ritrovarono nel bel mezzo di una festa. Oh, una torta! Esultò Timothy. Prendine pure una fetta, anche se è tutta rovinata, sbuffò Buddy, la balenottera azzurra. Qualcuno l'ha calpestata correndo. E chi sarà stato, bimbi cari? Chiudi quella porta! Era un mini mammut, non l'ha fatto apposta, è laggiù! Teddy si è nascosto in biblioteca, esclamò Timothy a gran voce. Andiamo! Questo libro poi racchiude anche delle curiosità che chi ha il libro poi può anche leggere insieme a mamma e papà. Uff, è pieno di polvere qui, borbottò Oscar passando con Timothy tra i libri, in punta di piedi. E disse Timothy, sto per ecciù! Shh, dategli un fazzoletto! Guarda, strillò Oscar puntando il dito. Oh no, sospirò Timothy. Che razza di confusione ha combinato ora, Teddy? È la seconda volta che un mammut entra a disturbare la nostra biblioteca. Torna indietro, piccoletto. Assicurati che faccia ritorno a casa prima dello scadere dell'ora magica. Stammi dietro, incitò Oscar mentre inseguivano il soffice fondoschiena di Teddy, fino alla stanza del volo. Uè! Esclamò Teddy dal biplano durante il decollo. Ferma quel mammut, disse Timothy. Tanto non mi prendi, canticchiava Teddy dandosi alla fuga. È diretto verso la sala dei dinosauri, urlò Oscar. Dinosauri, replicò Timothy, se lo divoreranno in un sol boccone, dobbiamo fermarlo.
Nella sala dei dinosauri era l'ora del tè. All'improvviso, dall'alto sentirono una voce squillante. Ciao, disse il diplodoco Davide. Ti va un panino? È un panino farcito? Certo, con insetti, foglie e rami. Attento, esclamò Timothy, sto arrivando. Un T-Rex! Scappiamo, esclamò Oscar, e i due fuggirono dalla sala a gambe levate. Fiu, per un pelo, disse Oscar sorridendo, non appena uscirono dall'ascensore. Qualcuno ha visto un piccolo mammut per caso? Chiese Timothy a gran voce. Non c'è nessun mammut qui, disse il robot. Noi stiamo cercando il nostro drago, dissero i cavalieri. Dovreste essere già a letto, l'ora magica sta per scadere. Noi abbiamo visto un mammut che parlava con un dodo. Disse in coro uno stormo di colibrì. Veloce! Esclamò Timothy, prima che l'orologio suoni l'una, e spinse Oscar fuori dall'ascensore, catapultandolo nel mondo delle creature estinte in via di estinzione, dove gli animali si stavano cimentando in esercizi di aerobica. Non riesco a vedere Teddy da nessuna parte! Esclamò Oscar. Io però riesco a sentirlo! Gridò Timothy. Zzz. È qui nel nido del dodo, rallegrato Timothy, sollevò Teddy. Sbrigati, ansimò Oscar. È quasi l'una. Eccolo qua, si stava facendo un bel pisolino. Eccoti, sorrise felice mamma Mammut. Ti sei divertito? Sì, gongolò Teddy. E Timothy ha trovato un amico. Timothy diede un colpetto affettuoso a Oscar. Ci rivedremo presto, gli chiese. Sì, te lo prometto, replicò Oscar. Non appena scoccò l'una di notte, il palazzo cadde completamente nel buio e nel silenzio. Oscar si allontanò in punta di piedi, lasciandosi alle spalle il museo addormentato. Buonanotte a tutti, disse sbadigliando. Sogni d'oro, a domani. Un libro magico e pieno di finestre. Scopritele insieme a me.